tutta un'altra storia quando c'è tu. Per questa cosa o... Oh, ma che non ci frega de pato, cioè... Si rifà male subito tanto. Ma non c'avevo paura di nessuno, può venire pure Messi se vuole. Bene, mi gridate un Forza Lazio. Sempre, sempre Forza Lazio. Un po' più team. Forza Lazio! Un nostro amico laziale. Allora, anche a te voglio chiedere quali sono le tue sensazioni a pochi minuti ormai dalla partita, dal Messi. Ma io ho sensazioni positive, la Lazio la vedo molto cresciuta nella mentalità e speriamo di vedere una bella partita. Il Milan è in difficoltà e dobbiamo approfittare. Ascolta, anche a te voglio chiedere, dall'altra parte sicuramente c'è rabbia per le continue sconfitte, per la sconfitta al derby contro l'Inter. Volevo chiederti che Milan ti aspetti di trovare questa sera e che cosa ne pensi del rientro di Pato? Io sono molto preoccupato, anche perché noi abbiamo una felice tradizione, quella di risvegliare i morti, quindi questa è una mia grossa preoccupazione. Un Milan ferito mi preoccupa molto più di una Juventus in forma, quindi speriamo di poter fare una buona partita e di fermarli, dai. Pato? Pato, se sta bene, è un gran bel giocatore, speriamo che i nostri Diaz e Biava riusciranno a fermarlo. Forza Lazio, me lo dici? Sempre Forza Lazio. Grazie. Abbiamo trovato belle signore con un bel sorriso, allora sensazioni a pochi minuti dal Messi. Speriamo bene, comunque alla Lazio adesso sta andando bene, speriamo che continua. Anche a lei, signora, la stessa domanda, le sue sensazioni a pochi minuti dal Messi? Beh, sicuramente vinceremo. Ah, la signora è proprio decisa e convinta. Senta, forte. La Lazio è più forte. Ma certo, il Milan in questo momento sta andando piuttosto male, quindi noi vinceremo sicuramente. Signor, che cosa ne pensate dell'iniziativa Terzo Tempo? Oggi c'è molto movimento questa sera, vedo. Ma sarebbe pure carino, solo che si vedono solo gabbiotti che vendono birra e basta, non so. La signora vorrebbe un panino. No, no, anche delle altre forme di divertimento, di, non so, di intrattenimento. Per lei? Ma io magari anche qualche giocatore magari del passato, qualcuno insomma che sia più vicino a noi tifosi, qualcosa del genere, però è carino, i bambini si divertono, anche noi. Va bene, mi gridate un Forza Lazio, signore? Certo, Forza Lazio. Forza Lazio. Grazie. Grazie. Per l'autore dello storico inno Vola Lazio Vola, Tony Marco. Ciao a tutti, siete meravigliosi e complimenti ai ragazzi che hanno creato questa cosa che io l'ho subito battezzata Paradiso Lazio. Complimenti. E beh, ragazzi, siamo tutti ragazzi, quella Lazio ci mantiene giovani. Ammazza che striscione quello. Complimenti là, buona Lazio vola. Ammazza, un applauso, ragazzi. Ragazzi, mi fate sempre emozionare come fosse sempre la prima volta. E siete meravigliosi, spero che veramente questa iniziativa possa prendere sempre più piedi. Io ne parlerò alla radio mercoledì perché è troppo bello, complimenti. Ah sì, io vi aspetto.
aspetto tutti i mercoledì dalle 20 alle 21 un programma che si chiama Mi ritorni in mente, perché è una sorta di amarcord attraverso le canzoni, i film e tanti ospiti che hanno indossato la maglia della Lazio ricordando tante cose. Non so quanti di voi hanno sentito la prima trasmissione mercoledì scorso, dove c'è stata la figlia di Piola e Uber Gradella, insomma questa cosa, ripeto, possa prendere sempre più piede, perché Fabrizio è una cosa bella, bella. E sono rimasto male di cibi, ha fatto ridere. Vabbè, io direi di cantarlo, visto che abbiamo Doni qui, di cantarlo insieme a lui, però una squarciagola ci aspetta lo stadio, stasera ci stanno giustificazioni, dobbiamo cantare 90 minuti, dobbiamo andare a casa domani, sti ragazzi, ah no, domani è domenica, ragazzi, la squadra ce l'è una, a posto, se no erano giustificati, bambini, firmavo io, dovete stare a casa. Thank you.
lui, che lui è un po'. Vediamo meglio. Tutti quanti cantano. Più alti voi, dai. Sembra. Grazie. Pensa alla schedina. No, dice, aperto il capo al torto. Parerai su Città Celeste. Da cagiollo poi. Da cagiollo. Bello. Lui è dell'Inter. Andrea, Ramona, Ramona, Andrea. Buonasera e benvenuti a Lazio. Sempre forza Lazio. Oh. Cosa te posso dire? Oh. Il messaggio di prima. Ma è fatto... E poi nient'altro, grazie.